Ciao a tutti, oggi famo i bordi. Esistono tanti tipi di bordi che si può fare, ma oggi vi faccio vedere uno o due. Prima tocca mettere un segno. Prendiamo qui uno e mezzo e qui un centimetro, che saranno due diversi. Famo un taglio. Il coltello deve essere sempre un po' piegato, in modo che dopo, con se un altro sgorbi, si può facilmente togliere quella che è fatta. Prendiamo semicerchio e cominciamo. Il taglio era non tanto profondo, per questo è rimasto dentro sporco, come vedete, ma questo si pulisce facilmente. D'altra parte li famo uguale. Qui lo potete mettere un segno in modo che saranno pari al centro. Queste parti qua, meglio sempre togliere subito. Pure di qua uguale. Già si vede qualcosa. Adesso prendiamo angolare. Provo dove sta. Io uso gli sgorbi di Aiu, un signore da Ucraina, che sono migliori.
Allora, adesso gli dobbiamo fare così. Qua. Qui dall'altra parte gli famo in un altro verso, quindi se questa ci va di qua sarebbe questa, deve venire così. Queste cortelle sono fatte apposta, con questa parte si taglia e con questa si può pulire, o su tutte e due parti si può pulire. Già gli vendono bene affilati. Ecco come scappa fuori. Qui al centro si può lasciare così, o si può fare un'altra cosa. Un coltello e si fa un'attacca. Ecco cosa avranno. Dopo, quando gli si dà il colore, questa con la carta vetrata si può allisciare un pochino, diventa un po' rotondo. E dopo il colore, passate con la carta vetrata, quelle cose dentro rimangono più scure, invece quelle qua un po' più chiare. Sarà una bella cosa. Qui ancora si può lavorare, si può lasciare pure così, però mo vi faccio vedere che si può fare ancora.
Di qua uguale. Un bel disegnino. Questo si può usare sulle cornici, cofanette, baule, ma dappertutto si può usare. Mo' adesso famo dall'altra parte. Qui famo un po' diverso. Invece qui aggiungiamo angolare. Dall'altra parte li famo uguale, mettiamo sempre per essere pari un segno al centro. Prima tocco di fare il taglio. Questa è con la carta vetrata, si passi e si liscia. E può pure lasciare così. O come abbiamo fatto di qua, con il coltello si leva il mezzo e rimane un po' diverso da qua. Invece su queste parti si può fare un'altra cosa. Qui perché non ha calcolato è diventato diverso. No. Facciamo di qua.
Qui si può aggiungere pure l'angolare o gli si può fare un'altra striscia qua. Ma io vi faccio vedere le variazioni, dopo la vedete voi quello che volete fare. Si prende il mezzo cerchio un po' diverso, più piccolo. Qui si può aggiungere pure angolare. Così. Questa parte va eliminata. E così diventa. Qui di sotto pure si può fare così. O si può prendere più piccolo e dare ancora più sotto. Adesso vedo il colore e vediamo che viene fuori. Il nostro colore si è asciugato. Gli passiamo con la carta vetrata fina. Ecco come diventa. Ora faccio un altro e vi faccio vedere. Eccolo che scappa fuori. Un bel disegnino per fare i bordi. Certo che qui si può ancora lavorare su queste parti, però io vi faccio vedere quello che si può fare e dopo lo fate voi già. Mettete like se vi piace. Nei prossimi video famo i cofanetti. Ciao a tutti.